Carissimi amici, eccoci di nuovo qui. Un'altra intervista a Giorgio Bongiovanni. Quindi c'è un pubblico che ci vede online, c'è un pubblico qui in sala, quindi sentirete ogni tanto degli applausi a scena aperta. Temi sempre interessanti che riguardano sia il momento storico che stiamo vivendo. Oggi in particolare affrontiamo un tema che molto, diciamo, pregnante in questo momento, ma risaliamo un po' alle origini, agganciandoci a quelli che sono stati gli episodi biblici, quindi Vecchio Testamento, poi Nuovo Testamento, poi con Giorgio parleremo anche magari di cose più attuali. Quindi vi ringrazio di essere qui a seguirci. Ringrazio Giorgio. Ciao Grazie a te, Giorgio. Pier. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Magari gli iniziati o quelli che più da anni studiano i messaggi e le rivelazioni extraterrestri più o meno sanno tutti che cos'è il mutante, ma magari ci sono persone che sono avvicinate da poco, che sentono una parola, un aggettivo che per loro non ha significato. Vuoi spiegare che cos'è un Il mutante? mutante è un essere della quinta dimensione, minimo. Ma può appartenere alla sesta o alla settima. Normalmente appartiene alla quinta dimensione. Stiamo parlando di quattro parti di astrale e una di spirito, cioè non c'è il corpo fisico. Però la luce astrale, essendo solare, può materializzarsi, cioè può scendere su tutti i quattro piani inferiori. Può diventare persona, può diventare animale, può diventare pure pietra. Ecco perché Gesù disse al fariseo: se non mi accolgono loro con le palme, io faccio parlare le pietre, perché un essere mutante personifica la pietra e la pietra si mette a parlare. Quindi hanno questo potere, un potere che è di una scienza Inimmaginabile. e cosmica. La scienza più evoluta che esiste nell'universo ce l'hanno i mutanti in consegna. E quindi loro non muoiono mai, sono immortali. E sono i collaboratori più. Allora, diciamo, sono l'esercito pretoriano, la guardia pretoriana di Cristo. Operano in tutto l'universo, sono prescelti e sono dei guerrieri e sono esseri solari. Addirittura a volte un monarca solare, e quindi in questo caso Adoniesis, come ci ha insegnato Eugenio, o lo stesso Cristo, scelgono per loro disegno di utilizzare il potere dei mutanti. Quindi Adoniesis si incarna in Eugenio, in Giovanni, in Giordano Bruno, in Giovanni Battista, si incarna che significa? Non che si incarna, che nasce. Sceglie quello strumento. Cioè Quindi un essere tu umano. sei un essere umano, per modo di dire, se devi essere un iniziato, se no non è che arriva, ti Certo. cresce, ti istruisce e devi appartenere almeno alla quarta dimensione. E quindi sei un extraterrestre in missione sulla Terra. In casi del tutto eccezionali, i mutanti possono utilizzare quella che gli uomini chiamano in modo sbagliato la natura morta, le pietre. Ma deve essere veramente un'eccezione, non è costume. Costume è che tu scegli l'essere più evoluto, è ovvio, è logico. E quindi ecco Gesù, è Cristo che sceglie Gesù. Quindi Gesù era lo strumento e Sì, è Cristo il il mutante mutante, che lo genio personifica. solare, sì, certo, si prepara tutto prima. E se, essendo maestro Gesù, le ipotesi di fallire sono molto molto basse. Detto questo, il Vangelo ci insegna che comunque Gesù fu portato nel deserto per essere tentato da Satana, che lo mandava il padre di Gesù, perché voleva verificare se lo strumento, non Cristo, Cristo è Dio che, fa, cioè, che si trova da solo, Certo. se lo strumento, l'essere divino che ospitava Cristo era fedele, forte, e quindi è chi gli manda il meglio della tentazione, il diavolo, che ha attenzione, il diavolo era un genio solare, un mutante, che è caduto. Quindi Lucifero. Sì, è caduto per colpa dell'ego. Quindi io
cerco in tutti i modi di cercare di spiegarvi che l'ego ci distrugge. Io so che io ho un profondo ego, io sono egoico. Però lavoro su me stesso, intanto lo devi riconoscere. E poi lavori su te stesso per abbatterlo. Ti devi sentire un servitore, perché quello, se sei nella quinta, nella sesta dimensione, e tu sfidi il disegno del monarca supremo, cadi, anche se sei un mutante. Quindi il mutante è anche un viaggiatore delle stelle, normalmente si definisce solo una lacrima di Dio. Io mi ricordo i messaggi di Eugenio, che aveva totalmente il mutante dentro, lo si vedeva anche quando respirava, ed è fedele a Cristo, assolutamente. Cioè, è la guardia pretoriana di Cristo. Se il mutante è tale, se ti mette di fronte a qualsiasi cosa dell'universo Cristo, se te lo mette al pari o al di sotto, non è un mutante, può essere anche un essere, diciamo, decorosamente evoluto o rispettabile, ma non è un mutante. I mutanti sono la sua, il suo esercito, i suoi prescelti. Cioè, girano l'universo per portare la parola di Cristo o di suo padre, il quale anche lui desidera che noi riconosciamo nella terza dimensione e nella quarta. Perché dall'altra parte il padre è il padre e il Cristo è il figlio, cioè, non è all'inverso. Certo. In questa dimensione, essendo Cristo diventato uomo, è Dio per noi. Il suo padre non lo vedi, c'è se c'è lui, se non c'è Cristo non c'è Dio. Questo discorso è molto interessante, Giorgio, è anche affascinante. Quindi di fatto abbiamo il caso, come appunto in Gesù, che c'è Gesù come corpo, anima e spirito, ma in lui c'è un altro essere che è Cristo. Sì. Ecco, com'è possibile questa coabitazione? Che succede? Quindi abbiamo due intelligenze in un unico corpo. No, l'intelligenza, quando viene presa dal mutante, si accetta con consapevolezza di annullarsi in lui. Facciamo un esempio. Tu sei una goccia dell'oceano, però cosciente, bello, sono una goccia. Una volta che ti tuffi, che te frega se sei una goccia, sei l'oceano e te lo stai godendo, te lo vivi, e sei quell'oceano, consapevole che comunque se l'oceano si prosciuga o se ne va, tu sei sempre una goccia. Quindi il tuo sentire di te stesso rimane? Il tuo sentire di te stesso rimane, no, il tuo sentire sono Giorgio rimane con tutte le debolezze anche miserabili che noi abbiamo, ma tutte le gioie, tutte le sensazioni, tutte le cose che attivi nell'opera e che è l'opera di Cristo, è lui che lo fa attraverso di te. E quindi tu glielo concedi. Possiamo attenzione, tu glielo concedi, perché questa è la bellezza del Padre. Se tu gli dici vai a quel paese, al Cristo lui ci va, però poi sono affari tuoi. Certo, quindi c'è un rapporto, diciamo così, forse c'è un rapporto simbiotico. Simbiotico, ecco, era questa la parola, dove tu... Che alcuni scambiano per... Possessione. No, forse. Come si chiama quelli che succhiano? Parassitario, no. Parassitario semmai noi, che lui è al massimo, noi gli succhiamo la linfa. Quindi, per definirla in un altro modo, spiegare in un altro modo... Nella tua condizione umana rimani tu, ma tutte le cause che determinano effetti nell'opera è lui. Quindi lui non è solo, ma quando finisce la missione, che muori o lui ha concluso, tu diventi lui. Cioè? Allora qual è? Cioè, questa è la bellezza. Tu diventi Cristo, o Adoniesis, o Semarus. Cioè acquisisci l'evoluzione. Sì, acquisisci la sua evoluzione. Cioè, è una bella paga o no? Abbastanza. Quindi Gesù non è più Gesù, Gesù è Cristo, basta, finito. O se vuoi, dici, ma matematicamente, ma sono due Cristi, ma se non so, queste mani se le metti insieme non le vedi due, ne vedi una. Poi se li vuoi scindere sono due. Quindi lo so che è difficile capirlo per voi, ma
L'evoluzione non avviene nell'universo attraverso il binomio, il binario. L'evoluzione nell'universo avviene attraverso la compenetrazione. Non c'è io, tu, cioè non ci sono gli scalini, primo, secondo, terzo, quarto. No, ci sono la compenetrazione, se così, sesta, quinta, quarta, terza, questa è l'evoluzione. Quindi la dimensione superiore porta a sé quella inferiore. Sì, e scende. E scende. Noi non possiamo salire. Loro scendono, sì, e ci portano sopra a noi. Oppure, questo stiamo parlando dei mutanti, delle missioni, se no c'è l'evoluzione naturale, la reincarnazione, ti devi guadagnare prima la terza, poi la quarta. È molto lenta però. È lentissima, ma alla quarta dimensione già sei dentro la confederazione, quindi già inizi a sperimentare le compenetrazioni, i contatti con gli esseri, cioè perché gli extraterrestri a loro volta hanno contatti con esseri superiori. Quindi loro hanno le confederazioni, chiamiamolo così, del mondo superiore spirituale, sì, che sì. Contatta loro. Bravissimo. E loro usano loro. Ma quando Setuncena mi dice l'altro che mi parla, Aredos, insomma quella gente lì, mi dicono i nostri maestri cosmici. Ma chi sono questi maestri? Ma chi sono questi maestri cosmici? I geni solari, i quali hanno una loro confederazione. Che riuniscono, stabiliscono progetti nell'universo e poi comunicano alla confederazione extraterrestre per capirci cosa devono porre in essere nell'universo conosciuto fisico. Ma i progetti vengono da là. Certo. E i geni solari a loro volta hanno una comunicazione diretta con lo spirito creante. Con lo spirito santo. Sì. E uno di loro, a seconda le galassie, per esempio nella Via Lattea c'è uno che comanda tutti, ma è una specie di quelli delle aziende, come si chiamano? Consiglio di amministrazione. C'è uno che comanda e gli altri danno il voto, stabiliscono, poi c'è quello che decide, l'amministratore delegato. Quindi poi sotto ci sono i dipendenti. Al centro della galassia. Non è tanto diversa. Sì, sì. Quindi è una piramide di fatto. Assolutamente. Io non ho mai detto di essere d'accordo con le democrazie. Sono diaboliche. Scusate, non sto facendo politica. Non esiste nell'universo la democrazia. Non può esistere. Scientificamente ci sarebbe il caos. Esiste la monarchia. E il riconoscimento dei generali, sottufficiali, però c'è la libertà, sì, di scegliere di andare da un altro esercito, però vieni cacciato via. Non rimani nello stesso partito, malgrado non sei d'accordo con la presidenza, vieni cacciato via subito. Perché? Quindi, non perché sei un tiranno, ma perché sei di ostacolo ai progetti. Oh, ragazzi, stiamo a parlare di galassie, universi, cioè non stiamo a parlare del nostro pianetino che da Saturno tu col telescopio non... Dov'è la Terra? Ma non c'è. Eppure c'è lì. Comunque, stiamo parlando di costruzione di universi. Comunque credo che a certi livelli la scienza, Giorgio, stia arrivando a questo. L'altro giorno ascoltavo l'intervista a un'astrofisica italiana e lei ha mostrato un video dove gli astronomi hanno scoperto che agglomerati di galassie, quindi stiamo parlando di cose infinite, e si muovono armonicamente tutte insieme. Certo. Quindi se non c'è un coordinamento verticistico, c'è il caos. C'è il caos. Quindi il coordinamento verticistico avviene attraverso i geni solari. Quindi nella nostra galassia ce ne sono centinaia di milioni di miliardi, solo nella Via Lattea. E ci sono, credo, 100 miliardi di stelle, hanno detto, sì, no? Più o meno calcolo. E sono 100 miliardi di geni solari, almeno. Se fosse solo uno. Se in quel sole ce n'è 3-4 miliardi, moltiplica. Certo, però c'è uno che è il più evoluto di tutti. Ogni stella ha l'amministratore delegato, quello nostro è Adoniesis, quello della stella Maya si chiama Araterra, altri non ne conosco, cioè i nomi, però conosco i titolari. Diciamo che se mio padre è Adoniesis o Araterra, quello è lo zio, ma è un modo di dire. Certo, e questi esseri sono tutti in comunicazione tra loro. Sono in comunicazione tra di loro attraverso l'immagine pensiero.
oppure attraverso il viaggio di proiezione istantanea. Non usano le astronavi, ma se vogliono personificare qualcuno, usano l'astronave. Io, Adonisis, personifico Astar Sheran, o Semarus, e quindi viaggio in astronave. Ma se io mi voglio proiettare, andare ai confini dell'universo per parlare con il genio solare che si chiama Arat, mi proietto e arrivo, mentre sto pensando già sono arrivato e ho percorso centinaia di milioni di miliardi di milioni di miliardi di anni luce. Quindi per loro lo spazio-tempo non esiste? No. Lo spazio-tempo esiste, ma lo controllano totalmente. Cioè lo possono, diciamo, bypassare? Cioè se si proiettano istantaneamente loro possono essere dappertutto all'istante, se lo vogliono. Sì, però è sempre uno spazio-tempo, per quanto istantaneo, è uno spazio-tempo. Sì, infinitesimale. Infinitesimale. Certo. È la velocità del pensiero che possono usare solo i geni solari. Dice, ma anche gli extraterrestri, ma deve essere personificato, sennò gli extraterrestri possono viaggiare a 100.000 volte la velocità della luce, che non è poco. Quelli della quarta dimensione. Sì, dico, noi viaggiamo a 28.000 km all'ora nello spazio. 30.000 km all'ora noi nello spazio. Sì, un giorno voglio far vedere un video, Giorgio, dove... Noi, cavernicoli. Per noi la velocità della luce ci sembra una cosa... Assurda. Assurda. Ma incominciando a spostarsi nello spazio, quindi aumentando la distanza, a un certo punto la velocità della luce è una lumaca. Eh sì, certo. No, niente. È come il treno che andava a 30 all'ora. A vapore. A vapore, sì. Infatti nella Confederazione coloro che viaggiano alla velocità della luce si muovono solo in spazi di sistemi solari vicini. Cioè io per andare... su Sirio ci metto 2 anni. Oh, 2 anni su assai, cioè, dentro un'astronave a mangiare panini, 2 anni. Beh, credo che abbiano qualche comfort. Sì, panini e caffè non finisci mai. Si fanno la doccia. Invece quelli che devono andare su Andromeda, costellazione di Andromeda, ammasso stellare di Andromeda, ci mettono 1 milione di anni. Quindi usano la velocità del pensiero. Attenzione, la velocità del pensiero... No, scusa, viaggiano a 100.000 volte la velocità della luce, quindi ci mettono qualche anno. Qualche anno. I geni solari viaggiano alla velocità istantanea. Si proiettano. Nelle tre dimensioni divine questa proiezione è uguale per tutti oppure ci sono anche lì... Per tutti. Cioè quindi dalla quinta in La triade è solo una questione di responsabilità, però la natura dell'essere è uguale. Quello della settima non ha più l'astrale, però lo utilizza. È spirito puro. Sì, è come che tu vai in un negozio di abbigliamento, quello senza vestiti, c'ha l'imbarazzo della scelta se si vuole vestire di un astrale. O di un corpo anche se vuole. Se si veste di un astrale, di corpi ne hai quelli che vuole. Però i corpi hanno l'anima libera. Lo Spirito Santo ha dato una legge impressionante, la libertà individuale. Quindi nemmeno Adonisis può importi la personificazione, se no è possessione. Adonisis ti impone la legge, se non la rispetti ti punisce, ma non ti può imporre che lui entra dentro di te. Questo è vietato dallo Spirito Santo. Lo devi Santo. Autorizzare. Lo devi autorizzare e lo devi vivere, certo. Quindi nel momento che il presunto personificato decide di no e dice basta, l'essere esce subito. E il presunto personificato diventa scemo. Come minimo diventa scemo. Sì. Poi diventa anche negativo, violento, tiranno. Cioè si rivolta contro tutto quello che ha avuto. Ma in realtà è lui che ti fa diventare così, per rappresa, per ritorsione. Ecco, un concetto così complesso, Giorgio. Se questa entità che personifica un essere umano, la dobbiamo vedere... Il mutante. Il mutante... Non è che tutti personificano. No. Se il mutante... Stiamo parlando dei mutanti, partiti da questa domanda. Se il mutante personifica... Cioè, lo Spirito Santo può personificare, tra parentesi, a chi vuole, ma quello l'abbiamo già detto. Certo. No? Quindi
Il mutante, una volta che decide lo strumento è d'accordo, lo personifica, la sua coscienza la possiamo pensare come siamo noi, limitata al nostro corpo. Il mutante o la persona? Il mutante. Cioè lui... No, 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 ha poteri di vita e di morte, anche di morte. Però lui è solo, quando personifica, è solo lì, oppure come ad esempio lui è una stazione emittente che si sintonizza con te, ma lui sta nel sole, tu sei qui, però lui è in te. O lui è proprio in te come spirito? Allora, ci sono due personificazioni, quella diretta e quella indiretta. Quella diretta è con te. Quella indiretta è con te, ma è con Tizio, Caio, Sempronio. Quindi quando è con te, sta lì. Cioè quella coscienza, quello spirito è lì, cioè sì. È nel tuo corpo. Ma può seguire anche gli altri 400.000, perché questo è il loro potere che hanno, seguire. Però se sceglie di personificare uno, sta con te, ma può seguire quello che sta su Andromeda. Certo. E lo strumento non lo sa. Certo. Io credo e sento che lui è sempre con me, ma non è così. Lui si sta occupando anche di altre migliaia di strumenti che ha sulla Terra e in altri pianeti. Sulla Terra però io ho il privilegio di riconoscerli subito. Quello è uno strumento di Adoniesis. Lui me lo può anche dire, ma io lo sento perché lui me lo fa sentire. Certo. Ecco perché io ho detto spesso bisogna servire i giusti. Certo. Abbiamo parlato prima, Giorgio, di un angelo, di un essere di luce che è caduto. Cosa comporta la caduta? Quindi, per capirci meglio... Ho detto prima che diventi scemo. Sì. E lo confermo. Però stiamo parlando di un'entità che ha comunque nel negativo un certo potere. Quindi, nel momento... Cioè, la causa della caduta è la disubbidienza, quindi un atto cosciente... La causa della caduta è la disubbidienza, ma soprattutto... Quindi l'ego. Un atto cosciente di libero arbitrio, cioè decido di fare quella cosa lì. Sì, è l'ego. Non credi più niente, pensi che sei stato ingannato, truffato. Però a quei livelli lì, parliamo dell'entità luciferica. Lo stesso. Ti ribelli perché pensi che questo Dio ti utilizza, sei schiavetto, invece tu vuoi avere il tuo spazio, la tua creatività, riconosci che Dio è Dio, ci mancherebbe, sennò il diavolo lo cancella Dio. E quindi, ma... Non vuoi ubbidire, non vuoi sottostare alla gerarchia militare, in sostanza si tratta di questo. E quindi esci da quel progetto? Esci e poi sei tu che fai il comandante, il gerarca, quindi è una contraddizione in termini, è una questione di ego, che poi tu ti crei il tuo esercito e tu vuoi comandare, quindi dov'è la novità? La novità è che è una questione di ego. E quindi cosa di gli accade? Di egoismo. Perché tu prima hai detto... A casa dei geni solari accade quello che accade a Lucifero. Cioè lo puoi spiegare al pubblico? Cioè Dio ti utilizza per il male, perché Dio non è, Dio non ci sono tanti Dii, sempre uno è. Quindi ti utilizza nei suoi disegni per mettere alla prova le basse frequenze, cioè la terza dimensione. Ti lascia con il potere spirituale, anche scientifico, e ti dice ti condanno a vivere nei mondi tridimensionali e mettere alla prova i miei figli che hanno bisogno di crescere nella fede. E quindi quello è un tormento, perché se tu, e ti faccio un esempio, se tu hai vissuto in un resort alle Hawaii per 3 anni con tutti i comfort e ti manda il tuo datore di lavoro in un hotel dove ci sono le lucertole, i topi e stai lì, ma anche se sei il direttore dell'hotel non è tanto bello, lo devi fare perché ti è stato ordinato. Ma hai perso tutti i comfort, tutte le bellezze, tutte le angele, le ancelle bellissime. Le angiolesse. Le angiolesse. Te ne vai lì a fare il direttore di un resort dove ci sono scarafaggi, topi, gente che moribonda. Lo devi fare. Sempre il direttore sei. Ecco, ho fatto un esempio, scusate, sì, sì, però per capire. Rende il senso. Ecco, Lucifero sta in questo inferno, gli manca tanto il suo universo solare che, dal quale è stato cacciato,
e deve fare il lavoro perfetto per essere riabilitato, che lui ha già chiesto perdono, ha capito che con Dio non puoi fare niente, ma è stato condannato a essere il nostro tentatore preferito. Quindi Giorgio, si crea un paradosso, cioè Dio ci concede il libero arbitrio e se noi ne abusiamo sbagliamo, che comunque è un atto di libertà. Dio ci concede il libero arbitrio estremo, ma non dobbiamo violare la sua creazione e i suoi disegni. Ecco, però il libero arbitrio si può spingere fino a farlo. Quindi si crea il paradosso fino che... Fino a tentare di farlo. Sì, di fatto se cadi, cioè l'hai fatto, poi Dio ti blocca, però di fatto hai disubbidito. Hai disubbidito. Sì. Hai tentato di violentare il suo disegno che lui non ti darà mai la possibilità di procedere. Ti ferma un secondo prima. Volevo arrivare a questo. Quindi si crea il paradosso che io ho la libertà di disubbidire e di uscire fuori da quell'ordine, ma nel momento in cui lo faccio perdo la libertà e il libero arbitrio, cioè il potere divino me lo toglie. È la condanna più grave che Dio dà a noi, quando la definiamo la morte seconda, non è tanto la morte seconda, quanto che non abbiamo più il libero arbitrio. Il sogno ambito dell'uomo è di essere libero, e il castigo più grave che ti può dare Dio è di toglierti la libertà. Con la coscienza che ce l'hai avuta. Con la coscienza che ce l'hai avuta e che la vuoi riavere. E devono passare milioni di anni e la riavrai. Perché vedi, Dio è intransigente, ma è generoso. E amore è infinito. È intransigente perché deve difendere la sua creazione. È intransigente perché noi abbiamo un concetto sbagliato, grazie alle chiese e alle religioni. L'amore non è debolezza, l'amore è la perfezione della giustizia. Uno schiaffo è un atto d'amore, non è violenza. Certo. Poi noi l'abbiamo trasformato in violenza perché abusiamo dell'intransigenza. Dio è intransigente, ma è generoso, super generoso, anzi, forse troppo, perlomeno con me. Quindi la giustizia è un grande atto d'amore. Assolutamente, il più grande atto d'amore. Infatti Cristo è stato crocifisso per il più grande atto di ingiustizia. E questa è la nostra condanna. Puoi amplificare questo discorso? Cioè che Cristo è stato... Cristo doveva essere assolto perché era innocente ed è stato accusato di un crimine mai commesso, cioè alto tradimento e bestemmia. Cioè il figlio di Dio accusato di bestemmia, cioè il crimine che tu... Sì, il più assurdo. Più assurdo. E quindi lo crocifiggiamo e lo uccidiamo. Poi lui risorge, ma questo è il potere dei mutanti. E quindi noi di fronte a Dio abbiamo commesso un deicidio, dove il karma sarà implacabile, lo stiamo vedendo nella terra di Cristo, non ci sarà pace finché lui non torna, mai, ci sarà solo sofferenza, perché dobbiamo pagare il karma di quello che abbiamo commesso. E avremmo posto in essere il più grande atto di giustizia se avessimo assolto Gesù, e oggi eravamo nella quarta dimensione. Cioè eravamo viaggiatori cosmici, cioè ci sarebbe stato il contatto? Tutto. Contatto con la Confederazione, con gli esseri solari, viaggiare, il regno di Dio. Ecco Giorgio, adesso parlando... Perché attenzione, quello che avevano, perché sennò gli indiani dicono ma noi non abbiamo condannato Gesù Cristo, no, menuto. Il popolo di Israele aveva la genetica di tutti gli uomini della terra, erano quindi... la sintesi dell'umanità in quel momento, era il popolo di Israele, perché era il più evoluto, il più commerciante, il più colto, il più sensibile nello spirito, era il popolo prescelto. Quindi l'indiano o l'italiano non deve dire è colpa degli ebrei, assolutamente. È l'umanità che ha fatto attraverso quel popolo una scelta sbagliata. Quindi quando nella scrittura si parla delle 12 tribù di Israele, queste 12 tribù rappresentano tutta l'umanità? No, rappresentano le 12 tribù di Israele, ma sono simbolicamente l'umanità. Sono simbolicamente l'umanità. Possiamo, Giorgio, una domanda che ti faccio. Cioè, possiamo dire che attraverso i millenni quegli spiriti che confluirono lì passarono in tutte le razze e i più evoluti sono andati a incarnarsi in quel momento perché doveva venire il Cristo? E quindi no, anche...
Non è esattamente così. L'Atlantide è la capostipite di questi popoli, perché in Atlantide c'era già stato Gesù e aveva tentato con la Confederazione di portare la redenzione, fallita per scelta dell'umanità. E quindi però è rimasta in alcuni soggetti di Atlantide quella genetica che si sono portati dietro. Gli eletti se ne sono portati via e sono Setun Shena, questi qua. Invece gli iniziati li hanno lasciati sulla terra per inseminare questa genetica. Quindi gli ebrei è uno di quelle razze che provengono dall'Atlantide, quindi talenti possessori della genetica GNA. Per questo nel Monte Sinai, per questo Adoniesis si incontra con Abramo, perché il popolo ebreo ha questo. E lì Cristo, genio solare, sceglie di incarnarsi lì. Ora, se il popolo eletto lo tradisce e lo uccide, si vede che questa genetica è infettata. Certo. Prima Giorgio hai detto una cosa interessante, hai parlato della... Non tutta, ci mancherebbe. Certo. Beh, se non fosse tutta, la missione di Cristo sarebbe già terminata. Terminata. Quindi è rimasta una parte sana. È rimasta sana, una parte eletta che lui... con cui vuole rifondare il regno. Sì, ma questa volta non la prende da un popolo solo, la prende dalla sintesi di tutti i popoli della terra. Okay. Perché in quel caso hai ragione tu, poi si è proliferata. La maggior parte di questa genetica ebrea, cristiana, eletta, si è incarnata nei popoli latini, ma non tutto, la maggior parte. Perché ci sono eletti incarnati in Russia, in Cina. Io, il mio territorio, il mio mandamento, se vuoi, è l'Italia e cioè l'Italia e i popoli latini, tutto ciò che è latino, anche la Romania. Io è un territorio che andrò a esplorare e dove faremo delle arche, perché la Romania è latina. Prima Giorgio hai parlato della resurrezione di Cristo e hai detto perché è nel potere dei mutanti. Ecco, lo puoi spiegare meglio? Che potere hanno i mutanti tutto, in relazione alla vita e alla morte? Tutto. Tutto. Danno vita, risorgono, fanno risorgere, tutto. Comandano le forze della natura. Quindi un mutante della quinta dimensione può ridare la vita a un corpo morto. Cioè sì, lui entra e lo resuscita. Esattamente. Però deve avere l'autorizzazione, certo, del capo. Certo, certo. Padre, rimaniamo nel concetto della gerarchia. Padre, ti prego... Grazie che accogli. Quando è risorto a Lazzaro, non era, manco Cristo da solo ha fatto tutto. Padre, grazie che mi dai. Cristo chiede al monarca supremo, perché quello è, diciamo, una violazione della legge naturale, divina. Se un corpo ha finito la sua esperienza karmica, basta. E quindi lui lo richiama perché deve dare un segno della sua potenza e chiede autorizzazione al superiore, che è il padre Adonai, il quale in quelle dimensioni è superiore a Cristo, ma nella nostra dimensione, ho detto prima, attenzione, io lo ripeto all'ossessione, nella nostra dimensione umana non c'è Dio senza Cristo. Ok, comunque con l'autorizzazione il mutante ha il potere di ricomporre un corpo deceduto, chissà come Lazzaro, anche certo, in stato di decomposizione, e ridargli la vita, richiamare quell'entità specifica, sì, dal mondo più autorizzato, umano, autorizzato dalla gerarchia. Sì. Beh, un potere immenso comunque. La scienza suprema. Ovviamente poi gli atti scientifici possono intervenire gli extraterrestri, i grigi, insomma, l'operazione chirurgica che dà vita a quell'essere, c'è la Confederazione che interviene immediatamente quando Cristo dà l'ordine. C'è un film che a te e anche a me piace tantissimo, che è Ultimatum alla Terra del 1951. Certo, che quello lo mette dentro... Esatto, c'è l'extraterrestre che viene ucciso, il robot lo mette dentro, sì, un macchinario... e lo resuscita. Però lui dice perché... L'Eterno lo ha permesso, quindi... Di fatto, addirittura nel 1951, sì, viene detta una verità straordinaria. Sì, nel modo cattolico, ma il concetto è proprio quello. Questi esseri sono quelli di cui si parla anche nell'Antico Testamento. Soprattutto. Cioè sono loro? Certo che sono loro. E la nube
La nube bianca di luce si spostava in base allo spostamento del popolo di Israele. Chi era sta nuvoletta che si spostava? Di luce, che illuminava di notte il cammino del popolo eletto. Cioè, o smettiamo di credere alle favolette e ci evolviamo un po', oppure rimaniamo medievali, obsoleti. Beh, certo, sotto quest'ottica... Chi ha visto Ezechiele nel fiume Chebar? Gli extraterrestri, quattro esseri, e avevano forma e scesero da un carro di fuoco che sormontava la ruota come un'altra ruota, ma ieri. Poi mi fanno i disegni nelle chiese dei carretti con gli asinelli, ma... Ecco, noi... Se io sono, diciamo, servo dello spirito di verità che doveva venire per parlarvi delle cose celesti, e queste sono le cose celesti. Le cose celesti non sono le stelline che si muovono, sono interpretare l'Antico e Nuovo Testamento fino all'Apocalisse dei fatti accaduti, no? A parte i precetti, la comunione, quelle è fede. Ci credi o non ci credi? Io credo che Cristo, quando nell'ostia consacrata, nel pane, diventa il suo corpo. Ma quello ci deve credere per fede. Non c'è extraterrestre che tenga. Ma la Bibbia è piena invece anche di fatti scientifici. Ma quando le chiese ne iniziano a parlare? Non ne parlano perché perdono il loro potere sulle anime. Perché la gente diventa libera. E quindi finché ci sono gli angioletti astratti che poi non ti spiegano mai che natura sono, mistero della fede. Gli extraterrestri ci visitano sin dai tempi, migliaia di anni prima della Bibbia, e sono messaggeri. Tra l'altro angelos significa messaggero, quindi l'angelo non è con le ali, e loro sono quelli che hanno fatto la storia davvero delle religioni. Poi noi le abbiamo manipolate, di ma tutte loro le sono religioni. Tutte. Krishna è stato seguito dagli extraterrestri, dagli angeli, anzi era lui un essere non superiore. Di questo mondo, no. Tranne Maometto ha avuto delle visioni dell'arcangelo Gabriele, ma poi ha degenerato come anche il popolo di Israele con le guerre. Gli extraterrestri non hanno mai fatto guerra. Sono intervenuti scientificamente con la manna, con il Mar Rosso, ma mai hanno detto vai là e ammazza la gente. Quelli erano altre entità. Quindi, ad esempio, quando Mosè apre le acque, di fatto non era lui l'artefice. È un intervento extraterrestre. Cioè lui era solo, diciamo, il facente funzioni, ma chi operava erano questi esseri. Ma noi li chiamiamo extraterrestri, ma sono esseri appartenenti alla gerarchia divina, quindi... Chiamiamoli angeli se ci fa più comodo, a me non mi cambia niente, tanto io so chi sono. Certo, ma il problema, Giorgio, chi ascolta o chi addirittura nemmeno rigetta, l'altro giorno leggevo i post di persone che mi scrivono o che scrivono che commenti. Sei fuori di testa. E c'era un commento di questa persona che dice, siccome tu parli degli extraterrestri collegandoli alla religione, non ti seguirò più. E io ho detto, vabbè, mo me lo scrivo. Cioè, come se questa persona, un po' in modo sciocco, mi stesse facendo un torto, ma il problema non ce l'ho io, semmai ce l'ha. Perché questa persona è la rappresentazione oscena della manipolazione delle religioni sul pianeta Terra. Ecco perché. Cioè lui è, senza saperlo, in buona fede, sta commettendo un atto di inquisizione, si sta comportando come un prete, come un religioso, cioè proprio lui che ti dice questo è uno che sta seguendo una sua religione. Invece il vero seguace della scienza dello spirito apre a tutte le religioni e studia la causale, il movente che le ha create per capire che cosa è successo. Certo. Quindi se io ti dico tu parli di religione, non ti seguo più, sono un prete che ti sta parlando. Quindi certo, Scoprirai che forse questo è un prete. Ma guarda, è un messaggio che ho visto. Non era un laico, perché se fosse stato laico non te l'avrebbe detto.
Però ci sono, Giorgio, questo scoglio nella società in certi anni. Anche noi abbiamo. Ancora molto forte. Sì, e te lo spiego, perché noi abbiamo l'inculcamento perverso, nefasto della Chiesa Cattolica. Guarda, nella nostra comunità, nella nostra confraternita, io a volte ho delle polemiche forti, devo intervenire con una determinazione molto forte e molto dura, perché anche noi siamo impregnati di culti dogmatici cattolici nefasti, noi che seguiamo l'opera. No, ti prego, Giorgio, non commettere peccato. Figurati le persone di fuori. Cioè, io a volte intervengo nella mia stessa famiglia, rimproverando i miei familiari perché vedo comportamenti chiesastici. Quindi rigidità di pensiero. Rigidità, chiusura. Invece si incarnano nella nostra comunità figli che sono antireligiosi. Quindi con questo i miei figli, per esempio, sono tutti, lo dico apposta, atei, non credenti. Ovviamente avete visto le opere che fanno cristiche i miei figli. Però è un modo di agire loro che dà repulsione al dogma, sì, al fanatismo. E quindi è una forma di rigidismo che ti chiude la mente e quindi non apre nemmeno agli extraterrestri. Un problema grosso. Religioso. Noi abbiamo un problema poi in Italia e nei paesi latini, noi siamo i peggiori. Eppure Cristo, Giorgio, lo dice chiaro nel Vangelo di Giovanni, è riportato che lui non poteva dire tutto e che nel futuro ci sarebbero stati degli aggiornamenti. Eppure questo la Chiesa non lo mette. E non lo mette perché se tu aggiorni la Chiesa chiude. Devono fare un altro lavoro. Il lavoro della Chiesa Cattolica, non di questo Papa che sta aprendo. Infatti vedi gli ostacoli che ha. Lo possono pure uccidere. Ma lui deve continuare nella sua opera, bellissima secondo me. Però la Chiesa guadagna soldi e anime con l'arretratezza, non con l'essere conservatori, non col progressismo. Che cosa perde, che cosa ci perde un'istituzione quando si apre e si evolve? Potere. E conquista cultura, potere spirituale. Perde il potere materiale, perché la gente non segue più quei precetti, soprattutto dove devi pagare tanti soldi. Non è un paradosso oggi, Giorgio, perché le chiese sono vuote e a livello sociale la Chiesa non ha più quell'appeal che ha avuto per sì, secoli. Ma ce l'abbiamo nel sangue, come i soldi. Io una volta ho buttato 10.000 lire in un asilo, c'erano 5 bambini, si sono presi a legnate per metterselo in tasca, avevano 2 anni, ma chi gliel'aveva mai detto che quei pezzi di carta sono il valore assoluto del mondo? Ci nasciamo nel DNA, noi italiani nasciamo nel DNA con l'imprinting nefasto della Chiesa Cattolica. Da un lato è bellissima perché c'è Cristo, dall'altro è nefasta perché è tradizionalista, conservatrice. E comunque è un Cristo. Per far entrare nella testa degli italiani il diritto dei gay hanno dovuto ammazzare Pasolini, perché la cultura cattolica lo proibiva. E come queste ci sono tante altre cose gravi. E il Dio ha dovuto mandare messaggeri rivoluzionari, ribelli, uno ti sta davanti, per distruggere questo mito, anche stigmatizzati. Uno dei motivi perché io non sono dentro la Chiesa nel senso di prete è proprio questo. Come istituzione. Come istituzione. Io sono cattolico credente e praticante, con la Chiesa, quella origine, cioè reincarnazione, la vera Chiesa. Certo. E io credo in sacerdoti come Don Ciotti, mi faccio pure la comunione, ma sono stato sempre fuori dalla tradizione della Chiesa Cattolica. Infatti ho scelto un padre spirituale, il peggiore di tutti per la Chiesa, per me il migliore, cioè Eugenio. E quindi è un messaggio ben preciso, che dobbiamo distruggere questo
questo dogma nefasto di essere cattolici tradizionalisti. Beh, comunque, ce l'hanno col Papa tutti i cattolici tradizionalisti, chiamiamoli ratzingeriani, lo odiano a morte. Quindi, di fatto, Giorgio, Eugenio, tu che siete stati dei laici e dei grandi riformatori della cultura spirituale, non certo per volontà vostra, perché certo, il cielo lo ha voluto, quindi di fatto il cielo stesso vuole riformare questa mentalità e aprire la testa degli uomini a una verità più grande e più vasta. Assolutamente. Cioè viene dall'alto. È perché noi dobbiamo fare... Il nostro destino è l'universo. Ma scusate, questo universo che c'è a fare? Per fare il quadro. C'è perché deve ospitare... tutte le civiltà e affinché noi possiamo studiare i meccanismi celesti e goderceli. Per questo c'è l'universo. Finché noi staremo dentro questo pianeta, noi soffriremo sempre. Il fatto che siamo appena arrivati sulla Luna è che noi siamo come gli scarafaggi che vivono sottoterra, vedono la luce e stanno male, e ci crediamo Padre Eterni. Cioè, invece di finanziare miliardi e miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di soldi per le armi e le guerre, dovrebbero finanziare agenzie come la NASA in tutto il mondo, però creando un istituto unico e dicendo tutta la verità, non nascondendola, e buttando fuori a calci in bocca tutti i servizi segreti che ci sono nelle agenzie spaziali, compresa quella dell'Unione Europea, che sono pieni di servizi segreti perché non vogliono che si dica la verità extraterrestre, controllano tutti i filmati degli astronauti. Questo me lo disse il colonnello Zurkin in Russia, quando mi ha accompagnato lui, che era al servizio di Putin, guarda caso, no? E mi ha accompagnato nelle basi segrete per mostrarmi i documenti sugli UFO. Mi ha detto, ma ha detto, Giorgio, noi ti permettiamo questo perché tu ti mandi il cielo, sai, la Russia mi ha accolto così, pure i servizi. E anche se adesso io non ho a che fare con la Russia, per ovvie ragioni, per adesso. E tutte le basi militari sovietiche, mi ha detto, anche americane, che studiano il fenomeno UFO, sono controllate da noi, compreso il centro spaziale, la NASA e quello di Mosca. Quindi i filmati che io ho portato negli Stati Uniti furono autorizzati, e poi quelli che per noi erano, mamma mia, erano scartine, che ci sono i filmati degli hangar dove ci sono le astronavi, i corpi e tante altre cose che mi hanno detto, ma che non mi hanno, forse per salvarmi la vita, certo, non mi hanno mai voluto consegnare. Nel 2018 ho intervistato... Quindi dobbiamo fare, scusami, i viaggi per uscire dalle guerre e dalla divisione del mondo. L'uomo deve fare viaggi spaziali, andare su altri pianeti. Da solo non ce la fa perché siamo ancora... arretrati. Si dice in siciliano scecchi, cioè siamo asini, e quindi farci aiutare da grandi civiltà. Se i nostri governi non prenderanno in seria considerazione questa novità, questa nuova forma di pensare e di organizzare le società, noi dalle guerre non ne usciremo mai. Cioè noi dobbiamo smetterla, e lo dico alla telecamera, anche ai nostri fratelli, la dovete smettere di credere nel valore assoluto del denaro, perché vedi, uno ci può anche non credere, però lo vive. Ecco, noi dobbiamo strappare i soldi, proprio odiarli, anche se ce ne dobbiamo servire, e spostare la nostra visione verso il cosmo, le stelle, il bene, la pace, la fratellanza, perché finché siamo vincolati anche domesticamente al valore del denaro che ci opprime, noi non ci evolveremo mai, noi non saremo mai personificati da un mutante. Tante volte mi dite, come posso fare per servire il Signore, per incontrare gli extraterrestri? Una volta un amico mio carissimo mi disse, una persona benestante, mi disse, ma io non posso parlare con questo padre, questi esseri meravigliosi, perché ti credo, ti rispetto, una persona che io voglio bene. E ho detto, sì, puoi farlo,
c'è una condizione, ti chiedono tutto. No, allora è meglio che ci parli che tu. Ci parli tu. È stato di una sincerità spettacolare e io lo stimo e lo rispetto per questo. Ho detto, no, allora è meglio che ci parli tu e ci riferisci. Che hai capito? Riflettevo una cosa, Giorgio, prima che tu arrivassi parlavo qui con le persone. E poi un'altra cosa, scusami Piero, il secondo concetto di soldi, l'altro della morte. Finché voi vivete con l'incubo delle malattie della morte, è lo stesso. Cioè, perché l'incubo della morte, dei soldi, ti rendono schiavi e devo morire, quindi cerchi di goderti la vita il meglio possibile, legittimamente, perché non è un reato, ma ti dimentichi che siamo eterni. Quindi certo, che te frega della morte o delle malattie se è tutto scritto? Quindi devi vivere con gioia, con amore, con felicità e con senso di giustizia. Devi essere un guerriero, cioè per i deboli tu devi anche uccidere se necessario per difendere i deboli. Lo diceva Gandhi e lo ha detto Cristo, occhio per occhio, dente per dente. Ma difendendo i deboli, gli altri, mai te stesso. Tu ti devi far ammazzare come ha fatto Cristo, ma se devi difendere un innocente, un bambino, una causa, un giusto, un'idea, un'idea di giustizia, di pace e fratellanza contro i criminali, se necessario devi uccidere, devi rispettare la legge. Quindi il poliziotto, se spara a un mafioso che ti sta aggredendo, è volontà proprio di Dio, non solo della legge, e lo ammazza. Quindi come vedi tu la figura del Che Guevara? La figura del Che Guevara la vedo come un simbolo di giustizia e rivoluzione. Non è la nostra missione, noi abbiamo scelto di essere cristiani, ma il Che Guevara è un simbolo di libertà. Ovviamente quando si è insediato nel governo cubano con Fidel Castro, il Che Guevara è rimasto Che Guevara e Fidel Castro si è allineato al potere diabolico dell'anticristo, in quel caso rappresentato dall'Unione Sovietica. Il Che Guevara se n'è andato, ha detto no, io non ci sto. O le cose le cambiamo davvero nel mondo, oppure mi vado, ha cercato l'escamotage di proseguire la sua guerra rivoluzionaria dei popoli schiacciati dai nazisti, dai fascisti. È morto in Bolivia, abbandonato da Fidel Castro, con l'ordine dell'Unione Sovietica di abbandonarlo. E Fidel Castro o sceglieva il Che Guevara o sceglieva il popolo. Mi ricorda la storia, non è meglio che un uomo si sacrifichi invece che una nazione? Ecco, Fidel Castro è stato Pilato, anzi è stato Caifa, perché ha sacrificato il suo migliore amico per salvare Cuba. Non lo so se io avrei fatto lo stesso, però è stata una sua scelta. I fatti sono questi, però. Ecco. E Cuba io la adoro, adesso ci voglio ritornare. È un modello di società che dovremmo imitare tutti, Fidel Castro o non Fidel Castro. È un modello di società straordinario, povera perché l'abbiamo resa povera noi. Certo, è sotto sanzioni. Sì, ma Cuba è un esempio di vita che dovremmo imitare tutti e invece la snobbiamo, quali stupidi cretini siamo. Va bene, prossimo viaggio ragazzi a Cuba. Ecco, ora. Adesso sforiamo questa domanda, però potrebbe essere interessante, mettendo in relazione due grandi rivoluzionari che apparentemente sono gli antipodi, la guerra armata del Che e la non violenza di Gandhi. Come le vedi queste due figure? Le due facce della stessa medaglia. È Dio che sta parlando. Che mi stava per dire, ma ancora non l'hai detto? Ecco, adesso lo dico. È Dio che sarà la Corte Suprema di giudizio, che fornirà le prove all'umanità di condanna fornendo i documenti dei reati. Vi ho mandato Gandhi, non violento, ucciso. Vi ho mandato Che Guevara con le armi per liberarvi, ucciso. Vi ho mandato mio figlio, che era amore, giustizia, miracoli, cioè io stesso sono venuto quasi, ucciso. La Corte condanna all'ergastolo pollice verso l'umanità o quell'umanità che non si è redenta. Per questo sono arrivati i rivoluzionari e gli antitipi. Noi abbiamo scelto il meglio, ma il più difficile.
cioè Gesù Cristo. Perché vedi, scegliere Che Guevara non è il meglio, perché tu uccidi le persone e fai il soldato. Qui non solo non devi uccidere, devi amare anche il tuo nemico e devi morire per i tuoi fratelli. Penso che nemmeno il Che Guevara sapeva fare questo che noi vogliamo fare. Ecco Giorgio, tornando al discorso angeli ieri, extraterrestri oggi, nelle storie dell'Antico Testamento la presenza di questi esseri era molto pregnante, molto visibile anche dal popolo e accadevano tanti episodi. Poi viene Se avessero Gesù, avuto delle telecamere oggi, già la prova degli extraterrestri ancora che la cercano era già in tutte le televisioni del mondo. E la Chiesa non avrebbe potuto nascondere. No, niente. No. Poi viene Gesù e questa presenza di colpo quasi si nasconde. Perché questo cambiamento? Beh, si nasconde. Cioè non è più non pregnante più, come prima. Perché si nasconde, ma i pastori di notte vedono gli esseri che arrivano nella grotta e raccontano che i pastori hanno visto, addirittura hanno parlato loro. Hanno detto, cosa fate qua? Andate ad adorare il bambino. Gli angeli di luce che scendono dalle astronavi, che dicono ai pastori di notte vicino alla grotta, che state a fare qua? Andate ad adorare il bambino. Quindi si facevano vedere, ma non era massiva. E poi qualche altra cosa, la stella di Betlemme, che insomma l'avvistamento più grande della storia è la stella di Betlemme. Certo. 6.000 chilometri che seguono a quattro persone col cammello. Va bene, quindi diciamo durante l'opera di Cristo ancora c'è... No, ma poco. Hai ragione. Però dopo nella storia... E poi ci sono i contatti famosi, perché l'ultimo personaggio, Cristo, è la prova dell'esistenza della divinità e quindi anche di questi esseri con lui. Tu dici, non c'è stata mai c'è stata poca presenza extraterrestre con Cristo. Visibile, massivamente intendo. Ma perché c'era lui. Cioè lui, Gesù, se tu lo sai meglio di me, leggi la storia di Gesù, Gesù è la manifestazione paranormale, visibile, la più grande della storia dell'umanità. Certo. Perché nemmeno Krishna, nemmeno Buddha, nemmeno tutti i maestri che ti pare a te hanno compiuto... di fronte a migliaia di persone i prodigi che ha fatto Gesù. Capisci? Che extraterrestre vuoi se quello chiama dentro una tomba uno che è mangiato dai vermi, si alza, esce fuori e c'erano presenti 10.000 persone. Cioè ti immagini in uno stadio, adesso moderno, un'arena, allo stadio qua di Fermo, che può ospitare 15.000 spettatori, c'è uno che ti porta un morto da tre giorni, che puzza, con la bara, lo apre, alzati, e lo vedono tutti. Cioè, ma che extraterrestre vuoi? Quello era mangiato dai vermi. E quello che quando gli portano... Ti immagini che tu vai in un residence abbandonato in Africa, dove non c'è niente da mangiare, e lui c'è uno che fa così e si manifestano 20.000 kg di pane, no che lo scende l'elicottero. Ti immagini tutti i malati dell'ospedale di Fermo, di Palermo, di Torino, di Roma, di Milano, vengono guariti tutti all'istante. Ma non i malati di raffreddori, terminali, quelli che stanno, boom, si alzano. Ma i prodigi che ha fatto questo giovane 33enne sono dei prodigi mai visti nella storia del mondo, mai visti. Addirittura lui è risorto, ma non l'ha visto nessuno, e lì dici io non l'ho visto, va bene, cioè io invece l'ho visto e sono fortunato. Però hai visto, cioè c'è il cronista, crediamo a quei cretini a volte, scusate, dei colleghi che ci raccontano della guerra e raccontano le minchiate che vogliono e ci crede, l'ha detto il Corriere della Sera. Ma perché non dobbiamo credere ai cronisti 2000 anni fa che ci hanno raccontato di un giovane
che risuscitava i morti. Perché è scomodo. Che è scomodo. Oh, perché poi ce l'aveva col potere, che se il giovane era amico dei farisei era il figlio di Dio. E quindi non c'era bisogno. Anzi, quasi quasi gli extraterrestri si sentivano in imbarazzo. Cioè, noi compariamo di fronte alla gente quando questo è Dio che si sta mostrando in carne ed ossa. Quindi con Gesù finisce l'avvistamento eclatante e inizia il percorso solo per gli iniziati. Possiamo dire, Giorgio, perché che... vedi, dopo che Gesù ha detto Dio mio, perché mi hai abbandonato, tutto è compiuto, da quell'istante Lucifero ha preso possesso del pianeta. Diventa lui il reggente. Diventa lui il principe e controlla tutto. Quindi Dio manifesta la volontà, manifesta gli insegnamenti di suo figlio solo agli iniziati. Cioè, di fatto, coloro che credono in Cristo davvero, siamo degli esseni moderni, delle logge spirituali moderne, no massoniche. Per questo nacquero i templari, nacquero i massoni veri. Perché? Perché cercavano il sacro Graal, che è il calice della comunione. Cioè cercavano quella verità che il padre, ordinando a Lucifero di manipolarla, di nascondere, non trovavano. Quindi il fatto quindi che... non si manifestano più in forma eclatante, i contatti sono isolati, gli avvistamenti sono isolati e quando hanno contattato i capi di Stato, la prova è che non l'hanno detto a nessuno. Certo. Quindi Satana regna sui più alti posti determinando l'andamento delle cose. Delle cose, fino quindi, al ritorno di Cristo. Quindi gli extraterrestri stessi rispettano la scelta dell'umanità e quindi non si mostrano più. Non si mostrano perché non hanno l'autorizzazione. Quindi l'effetto... Appena ce l'avranno. L'effetto della disubbidienza di aver ucciso il Signore è che l'umanità perde la possibilità di questo contatto anche assolutamente visivo. Assolutamente, quindi è un effetto cioè karmico. Il contatto c'è tutti i giorni, ma è solo è nella stessa forma, non è massivo. È un contatto per tutti quelli che devono portare testimonianza agli iniziati. Infatti tu parli a 30.000 100.000 persone, e di quelle 100.000 non lo sapremo mai quanti in verità ti seguono. Può essere uno, può essere 30.000. Ma questo non è un problema tuo, è un problema degli extraterrestri, capire chi segue e chi no. Poi ci sono gli iniziati, infatti tu trascini verso la comunità, la nostra confraternita, quelli che si sentono iniziati. E non sono tutti i 30.000, certo. Sono un'esigua parte. Quindi Giorgio, oggi il ruolo degli extraterrestri, angeli ieri, all'interno di questo processo che inizia con la scellerata scelta dell'umanità di non riconoscere Cristo, è questo di riferirsi solo a determinati personaggi o piccoli gruppi. Non riconoscere Cristo è nel senso dell'amore, perché anche il musulmano, il laico, il buddista, se ama, riconosce Cristo nell'essenza, perché sennò i nostri telespettatori musulmani dicono questi sono razzisti, i nostri telespettatori che seguono la Bhagavad Gita dicono ma questo è razzista. No, segui Cristo, chi ama come Cristo segue Cristo, anche che segue un altro maestro. Cioè, quindi Giorgio, c'è questa parentesi che si apre col rigetto dell'offerta di Cristo 2000 anni fa. Quindi dell'amore, nel senso il rigetto di Cristo, rigetto dell'amore. Beh, comunque siamo all'interno del discorso angelieri extraterrestri oggi, quindi stiamo parlando del tema biblico. Sì, assolutamente. Quindi io l'ho fatto in questo senso, tanto perché volevo discriminare. Certo. Quindi all'interno sempre di questo discorso che si lega alla storia di Israele e dopo ovviamente al cristianesimo, la presenza di questi esseri ha giocato un ruolo fondamentale. No, è non un ruolo fondamentale, sono i coordinatori della missione di Cristo. Cioè noi esistiamo grazie a loro. Quindi questo ancora sono eretiche le mie parole, quello che vuoi. Esistiamo nel senso che loro hanno accompagnato la nostra storia. Cioè loro sono gli interpreti del disegno di Dio. Sono questi esseri che noi chiamavamo angeli. Oggi il linguaggio più che si addice è extraterrestri o esseri di luce, perché abbiamo scoperto
che l'universo è infinito e la Chiesa e le religioni devono ammettere il fallimento dei loro dogmi, perché c'era gente che bruciavano viva perché diceva che c'erano altri mondi abitati. Quindi la dovete finire, cattolici, cristiani, preti, cardinali e papi, il Papa crede negli extraterrestri già, la dovete finire di... La storia è stata fatta da questi esseri, cioè è stata fatta, l'abbiamo fatta noi, ma ci hanno seguito, ci hanno accompagnato. Beh, comunque noi ricercatori... Da quando eravamo ancora un animale marino che sì, questi esseri già visitano la Terra. Eravamo noi un animale marino e già loro erano qua. Il fatto che tu hai detto che noi esistiamo grazie a loro, entrando nello specifico della storia moderna, io ho incontrato di persona, e tu ancora prima di me, sì, militari, esatto, sia in Russia che negli Stati Uniti, che, sì, hanno detto che questi esseri hanno sabotato esperimenti nucleari, addirittura impedito la guerra atomica, quindi, sì, se ancora la razza umana va avanti... E grazie a loro, ci hanno salvato il sedere, scusa la parola, diverse volte, ma adesso non lo faranno più, mi hanno detto. Messaggi che ho ricevuto che se clicca il bottone Putin... o dall'altra parte non lo fermano più, quindi state attenti. Questo perché, Giorgio? Per la giustizia di Dio, nel senso, non che Dio preme il bottone, volete il karma, prendetevi il karma. Quindi, cioè, loro sono intervenuti nell'84, nel 75, sicuro nell'84 mi risulta, perché ce lo disse Eugenio, nel 75 e nel 90, quando Gorbaciov gli hanno messo un pacemaker nucleare e stavano per partire i missili atomici. Per il colpo di Stato, che poi hanno messo all'ubriacone di Yeltsin, e forse ci ha salvato la vita, Pier. Un giorno sapremo bene tutta la verità, invece di andare il vero capo del colpo di Stato contro Gorbaciov, hanno messo Yeltsin. Forse c'è stata la manina aliena, meglio l'ubriacone corrotto mafioso che una guerra atomica, perché i complottisti contro Gorbaciov volevano scatenare la terza guerra nucleare mondiale, cioè volevano reagire in quel modo, e quindi ci hanno salvato in questo modo per impedire il crollo dell'Unione Sovietica. Impedivano il crollo dell'Unione Sovietica e scatenavano, ritornava l'impero comunista estremista tipo Stalin, e quindi prende il potere Yeltsin, in quel momento un rivoluzionario, però in realtà era un agente dell'Occidente a tutti gli effetti. Però a noi è andata bene come umanità. Adesso, se loro vogliono fare la guerra nucleare, gli extraterrestri non ci mettono le mani. Mettono le mani per salvare quei 10, 20 milioni. Quindi questa decisione, milioni, Giorgio, se mi devo allacciare ai messaggi che ci sono stati in questi... Per salvare il salvabile, sì. È perché il ciclo si è chiuso, quindi quel numero che il padre voleva raggiungere... Questo non lo so, io credo che il numero non si è chiuso, ma quello che si sta chiudendo è la tolleranza di Dio, questo sì. La tolleranza di Dio, presumo io, finirà quando il suo progetto giunge a compimento. Per logica è così, però Dio può annullare i suoi progetti. Certo. E fare esplodere questo pianeta come Mallona, perché è Dio, sennò che Dio è? Certo. Cambia, dice no, domani voglio fare un altro progetto. Oppure gli diciamo, ma tu ci hai promesso questo? E lui ti dice, sì, ho mentito. E allora che gli dice a Dio? Ti metto sotto processo? Difficile. Io direi, Giorgio... Semplice, tanto semplice. Ma tu ci avevi promesso che questa terra... Sì, è vero, ho mentito. Prova a dire a Dio, ti metto sotto processo. È uno scherzo, ma c'è un fondo di verità. Voglio dire, secondo me i progetti che Cristo ha promesso si adempiranno. Questa terra non salterà in aria, però l'umanità... Soffrirà tanto. Soffrirà tantissimo. Va bene. A presto. Pace, coraggio e fede. Sì.
Allora, ringrazio, grazie Giorgio, grazie a voi e come sempre ci rivediamo prossimamente su questi schermi. Seguiteci sempre, perché le informazioni saranno sempre più puntuali e importanti in questo tempo di grandi cambiamenti. Un saluto e un abbraccio a tutti.